Allora, buongiorno a tutti, malgrado la giornata, come dire, non esattamente primaverile, siamo riusciti a arrivare tutti quanti e apriamo quindi questa mattina questo convegno che per noi è molto importante. È importante anche per questa sede in particolare. La qualità della partecipazione a questo convegno di museologia e poi di presentazione di libri nell'ambito del Salone dell'Editoria mi sembra tale da non richiedere grandi commenti. Ci confronteremo con aspetti museologici e museografici molto importanti e sono stati coinvolti tanti colleghi, con nostro grande piacere, anche quelli che sono emigrati in altre sedi. Dove sta Maurizio? Eccolo, che ci ha abbandonati. Per noi, come sede di Roma Capitale, dei Mercati di Traiano, del Museo dei Fori Imperiali, l'ospitalità qui è molto importante. È qualificante perché noi stiamo cercando di lasciarci alle spalle 5 anni di effervescenza, alle volte molto sopra le righe, e non idonea a questo luogo. Quindi per noi è essenziale ospitare iniziative di alta qualità e professionalità. E penso che appunto il pubblico che ho davanti lo dimostra che siamo su questa strada. E la collaborazione con DA Cultura e con Forma Urbis è stata splendida, perché ci siamo dovuti venire incontro su tante cose, no? Su come organizzare la serata inaugurale, su come organizzare le sale qui, però credo che è un'esperienza di cui faremo tesoro anche per un futuro, perché credo che sia una prima volta di collaborazione così stretta, che sta riuscendo molto bene sia sul piano umano che sul piano proprio tecnico. Questa mattina io vi porto i saluti anche del nostro sovrintendente Claudio Parisi Presicce, che come al solito, perché purtroppo ormai succede praticamente tutti i giorni, rispetto alla sua agenda è stato catturato dal sindaco, che la mattina ha dei pensamenti profondi per cui cambia la sua di agenda e quella degli altri. È molto estemporaneo nelle decisioni. Il sindaco sta facendo una grossa azione, per carità, di cui noi siamo tutti consapevoli, di anche internazionalizzazione del nostro operato, quindi gli siamo grati di tutti i suoi sforzi. Diciamo che alle volte, ecco, ci scombussola un tantino l'organizzazione, e Claudio purtroppo è un po' la vittima predestinata in questi cambiamenti. E credo che nessuno di voi abbia bisogno di sapere cos'è il sistema museale di Roma Capitale, perché penso che sia ben noto. Quello che condivideremo saranno anche aspetti di criticità e di sinergia tra i musei, tra i vari modi che ormai stiamo perseguendo per salvaguardare e tutelare il patrimonio, ma allo stesso tempo valorizzarlo. Questa triste parola, perché ormai è diventata una triste parola, valorizzazione, è abusata, e dobbiamo insomma tenere conto se la interpretiamo come una messa in valore o se la interpretiamo come una messa a reddito. Non che la messa a reddito sia una bestia nera o un qualcosa che non dobbiamo perseguire, per carità. Il denaro è alla base delle nostre azioni, perché purtroppo senza finanziamenti difficilmente riusciamo anche a svolgere le azioni di salvaguardia e di tutela. Però, ecco, rispetto al passato stiamo cercando di rimettere sullo giusto binario questa valutazione economica. Ad esempio, oggi
oggi ci troviamo qui e noi non abbiamo caricato un certo genere di spese su DA Cultura, perché avremmo creato un grosso problema. Preferiamo, come dire, una presenza altamente qualificata che si deve autosostentare, noi non possiamo finanziarla, ma neanche possiamo metterla in difficoltà pretendendo un finanziamento per la sede. Quindi bisogna, ecco, secondo me, stare molto attenti e costruire dei percorsi che effettivamente vedano le due funzioni ben chiarite e rispettate, e soprattutto di non mettere sullo stesso piano un evento che può essere di intrattenimento con un evento che è invece di contenuto per noi, non è di intrattenimento. E anche la parola intrattenimento non è una bestia nera, nel senso che non ci dobbiamo scandalizzare se poi ci sono anche gli eventi di intrattenimento. L'importante è che abbiano una finalità condivisa e chiara e che non si mischino, non si sovrappongano i livelli di valutazione, perché questo può generare dei grossi equivoci, chiamiamoli così, come appunto in un certo periodo poi è successo. Quindi io, per i motivi che vi ho detto, non mi ero preparata, quindi sono un po' così a braccio, però per i motivi che vi ho detto tengo molto a questo evento. Per noi è veramente importante, perché significa aprirci una strada all'ospitalità di cose di questa levatura. E non a caso poi ospiteremo da settembre in poi una serie di conferenze dedicate ad Augusto, Augusto a Roma e Augusto nelle province, che speriamo ci portino... Un'emergenza in corso. Problemi molto gravi, quindi speriamo che non si ripeta. Allora, io non voglio rubare tempo ulteriore, sì, perché l'altro pomeriggio ho cominciato a suonare e a chiacchierare con il tono sempre più alto, dato che era un'esercitazione, però insomma quelli che erano dentro si sono un tantino sconvolti. Quindi lascio la parola a Christopher, che ringrazio perché il ruolo della British School, è inutile sottolinearlo, è stato fondamentale sia per l'organizzazione scientifica del programma sia per il sostegno a tutto il resto. Grazie. Allora, vorrei cominciare con i miei ringraziamenti. La British School a Roma è lieta di poter collaborare con i colleghi della Fondazione DA Cultura per il quinto salone dell'editoria archeologica, e anche siamo molto lieti di essere qui in questo posto affascinante, bellissimo, un posto che ha visto tante vicissitudini durante la storia, ma adesso, secondo me, con la collezione permanente, ma anche l'area, lo spazio per le mostre, è diventato uno dei posti più importanti. Mi ricordo durante i miei 5 anni qui, tante mostre di un'altissima qualità, e adesso siamo molto fortunati che c'è un'altra mostra di quella qualità, la mostra su Cencelle, sì, che è veramente una cosa straordinaria qui. Allora, tanti grazie per l'ospitalità e l'accoglienza qui. Ovviamente mi dispiace che la collaborazione con la British School at Rome ovviamente ha predestinato il tempo britannico. Speriamo che durante il convegno tornerà il sole.
come principale istituto di ricerca britannico all'estero nel campo degli studi umanistici, negli ultimi anni siamo stati immensamente fortunati con la collaborazione dall'Ecolanium Conservation Project fino al grande progetto archeologico di Portus, al nostro lavoro recente a Segni, tutti con la collaborazione con le sovrintendenze e altre autorità italiane. Questi tre progetti sono molto diversi tra loro, ma hanno in comune un grande interesse per la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'Italia. Nel volume recentemente pubblicato a cura di Francesco Burinelli, dal titolo L'idea del museo, identità, ruoli, prospettive, contenente gli atti della conferenza tenutasi nel 2006 per celebrare l'anniversario della scoperta della statua del Leoconte e la data di fondazione dei Musei Vaticani, Claudio Strinati scrive: il museo sta mutando sotto i nostri occhi. Si riferisce in particolar modo agli effetti delle leghe ronche e alla creazione dei poli museali. Nonostante non siano passati molti anni da quella conferenza, il mondo dei musei ha continuato a cambiare. Nel contesto del tema più ampio dell'Otium et Ludus, questo salone, e dell'insieme delle attività non politiche che concorrono alla formazione dell'humanitas del cittadino nell'antichità, siamo stati particolarmente lieti di essere stati invitati a collaborare con Simone Sanchirico e Francesco Pignataro nell'ambito della conferenza internazionale sulla museologia, che ha prodotto un interesse particolare verso le testimonianze attestate dalla collezione museali. E il concetto di collezione museale, come si può creare un mondo di museo, è un tema molto interessante, e mi sembra che il mondo del museo oggi si presenta sia in espansione che in crisi. È florido perché c'è un profondo interesse per la cultura, è in crisi in quanto questo interesse non si traduce facilmente in sostenibilità finanziaria e perché non è chiaro in che modo i musei abbiano bisogno di trasformarsi per mantenere vivo quell'interesse. L'interesse generale di questo salone è chiaramente correlato con l'interesse popolare. Nel Regno Unito, per esempio, i programmi di storia sono divenuti uno dei più famosi prodotti di intrattenimento televisivo, con accademici seguiti da un numero sorprendentemente alto di pubblico. Infatti il mio predecessore, professor Andrew Wallace Hadrill, adesso qui sta preparando un altro di questi blockbusters. È stato calcolato che la mostra al British Museum, Life and Death in Pompeii and Herculaneum, ha avuto più di 1 milione di visitatori. La scoperta di un corpo che si pensa possa essere quello di Riccardo III, vicino a un parcheggio in Leicester, ha provocato un grande interesse e si è aperto un dibattito su dove seppellire nuovamente le spoglie del nostro re. Storia e cultura sono sempre molto affascinanti per il grande pubblico e un museo in questo gioca un ruolo chiave. Il potere educativo del museo è essenziale per la costruzione di una demos che sia adeguatamente rispettuosa del e informata sul proprio passato. Tutto questo ovviamente deve lasciare fuori il moralismo. In tutte le nostre storie c'è molto da affrontare e criticare. Ancora una volta, il museo deve conservare la propria necessaria indipendenza. Questo, tuttavia, mette alcuni musei in pericolo. Ci sono molti paesi nei quali si vorrebbe preservare una sola cultura. Cancellare il passato è un gioco pericoloso. È uno al quale dovremmo resistere se crediamo di poter imparare qualcosa dai nostri errori. Mentre commemoriamo il centenario di una guerra che ha dato il via a una lunga serie di eventi catastrofici in Europa,
che hanno colpito il mondo intero, dovremmo accettare che il nostro otium deve essere qualche volta rivolto verso le difficili lezioni della storia, non solo verso quelle belle. Crediamo che l'ampia selezione di musei rappresentanti nella conferenza, che completa la serie di eventi in questo salone, mostra la vitalità del settore museale e i modi innovativi con cui i diversi professionisti hanno affrontato le sfide qui menzionate. A partire dai piccoli musei specializzati, fino alla rete di musei, ai parchi archeologici, possiamo vedere l'ampio spettro di modalità con cui i professionisti, voi, stanno cercando di arrivare ad un pubblico sempre più ampio. Queste sono istituzioni che stanno resistendo alla tentazione di realizzare questo obiettivo attraverso una riduzione del contenuto intellettuale e delle sfide, ma che invece stanno trovando modi di presentare il passato con tutta la sua complessità attraverso mezzi sempre più sofisticati. Allora, non vorrei rubare più di tempo, sono molto lieto che abbiamo potuto collaborare per questo convegno e vi auguro buon lavoro e alla fine sono sicuro che avremo tutti imparato molto da noi stessi come possiamo ripensare il futuro dei nostri musei. Tante grazie. Grazie a tutti, io sì, no, tanto le postazioni non sono corrette, tutto è stato molto veloce questa mattina, cercherò di essere breve perché il tempo non è proprio una risorsa molto disponibile. Io sono Francesco Pignataro e in primo luogo insieme alla mia collega Simona Sanchirico a nome della Fondazione Dia Cultura vi ringraziamo tutti di essere qui, di partecipare a questa prima edizione di questo progetto a cui noi teniamo molto, Museum Dia, questo convegno insomma di cui voi già sapete molto. Sicuramente una profonda gratitudine va a tutto il personale della Soprintendenza Capitolina e Beni Culturali, in particolar modo al sovrintendente Claudio Parise Pesic, che purtroppo non è potuto essere con noi, alla direttrice del museo, la dottoressa Lucrezia Ungaro, per la disponibilità, per aver abbracciato questo progetto, per aver contribuito fortemente anche ai contenuti dello stesso e per averlo insomma, ospitato in questa sede prestigiosa insomma, che noi tutti possiamo ammirare. E un ringraziamento doveroso e speciale al professor Christopher Smith, thank you, perché Cristo, per insomma appena adesso anche solamente questa intro è stata sufficiente per insomma darci lo spessore e la qualità del contributo e dello scambio che abbiamo potuto avere, quindi io e Simona lo ringraziamo davvero di cuore. E un ringraziamento, questo lo dobbiamo dire, perché comunque noi siamo una fondazione giovane, una fondazione privata, sostenuta con denari privati, a proposito di denaro, quindi noi dobbiamo ringraziare la società informatica SIAED perché ci sostiene la fondazione, ha sostenuto la qualità, le dimensioni e l'importanza anche di questa iniziativa di Roma Archè e di Museum Dia. Quindi grazie alla SIAED. Io cercherò di essere breve anche perché avevo preparato insomma, un discorso, volevo cercare di recuperare dei minuti, però ecco, questo progetto si inserisce in un discorso molto caro alla Fondazione Dia Cultura, che è quello della valorizzazione, termine abusato, ma insomma comunque questo abbiamo purtroppo nella nostra lingua italiana. Nella interpretazione corretta. Nella nostra interpretazione giusta. Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dell'Italia, ma in particolare proprio il nome di A attraverso il greco, dal greco antico, perché quello che tentiamo di fare è un recupero critico delle esperienze storiche per cercare di connetterle al dibattito culturale contemporaneo. Per fare questo ovviamente il museo diventa un centro di interesse e di lavoro unico, estremamente fertile, che considerato come un media privilegiato fra contesto territoriale e società,
diventa un vero e proprio modalità in cui poter rintracciare modi nuovi di fare cultura. Proprio non a caso le attività della Fondazione si svolgono prettamente in sale museali, tutte le passate edizioni di Roma Archestri sono svolte in musei, non a caso la Fondazione progetta e realizza iniziative volte a ricercare l'innovazione nella comunicazione culturale all'interno degli ambiti museali e cosa importante, effettua una ricerca sul riconoscimento di funzionalità nuove per il museo. Il museo che è inteso, noi vogliamo intendere, proprio come un centro socioculturale polivalente, un centro profondamente innestato nel territorio, capace di connettersi alle relative gestioni della cultura e della conoscenza in tutte le sue forme, sia pubblica che privata, questo ci teniamo molto. In questa dimensione, ecco, questo convegno, il tema, la narrazione, ci è sembrato un tema estremamente importante, un tema di grande attualità, noi tutti lo sappiamo, ma che io qui ci tengo, cioè, sottende una ricerca forse più basica, una ricerca appunto, l'abbiamo sentito anche dal professor Smith, una ricerca che tende ad entrare più in profondità, a ricercare veramente l'identità e il ruolo del museo oggi, nella società postmoderna, e capire come il museo può intervenire nei processi di formazione di un'identità estetica, io direi anche etica, qui ci teniamo molto, estetica ed etica dell'individuo e oltretutto della collettività in cui è inserito. Quindi sono domande estremamente potenti quelle che ci rivolgiamo oggi a noi stessi in questo convegno. Ultima e secondo me molto importante è come il museo riesce a rappresentare e essere soddisfacente alcune esigenze che emanano dal contesto sociale da cui e per cui nasce e opera. Quindi in questo senso una ricerca profonda dell'identità del museo oggi. Ultima notazione su questo progetto Museum DA, che vuole essere un progetto di lungo periodo, quindi non finalizzato solo al format del convegno, della riunione che ci vede coinvolti, ma vuole diventare un progetto di ricerca, un progetto che appunto attraverso la presentazione di casi di studi e a un successivo monitoraggio effettuato poi dalla Fondazione, dalla British School in questo caso, permetterà di seguire alcuni casi, di poterli appunto monitorare, di dare pubblicità a quelle che sono lo stato di avanzamento dei lavori, i successi, ma anche di poter evidenziare eventualmente, l'abbiamo immaginato così, delle criticità per poter poi intervenire, quindi essere anche certo da supporto, quindi ecco la valorizzazione. Quindi sì, una pubblicità, ma anche il sostegno, magari tecnico, rivolto agli operatori che si affidano a noi. Voglio essere monitorata pure io. Bene, vedo che insomma siamo appealing, diciamo così, quindi va benissimo. Quindi benvenuti, grazie a tutti. Io ho poi anche delle comunicazioni di servizio che sono necessarie. Allora, innanzitutto le relazioni, qui non dobbiamo parlare perché siamo arrivati molto in ritardo, ma le relazioni devono rispettare i tempi, mi raccomando, perché ecco, siamo tutti compattati in queste due giornate. Anche perché poi da sottolineare che nel pomeriggio ci sarà spazio per un dibattito, quindi con dei discussion, quindi cercheremo di movimentare, quindi ci sarà spazio per domande e riferimenti. Alle 11:10 nella sala qui dietro questo muro ci sarà un coffee break, quindi molto veloce, e tutto in velocità, e pausa pranzo alle 13:30 in un ristorantino qui di fronte, via delle Tre Cannelle, proprio di fronte all'entrata del museo, insomma comunque poi ci sarà modo di indirizzarvi in maniera precisa.
Perciò grazie a tutti, buon lavoro e iniziamo.